Momento che è un po' diverso da quelli trattati solitamente, ma diciamo che va nel sociale, nel senso che abbiamo voluto ricordare, omaggiare questa rivista, la rassegna di Ischia, che da 50 anni viene. 45 anni ci racconta attraverso delle pagine bellissime del territorio, dello sport, della cultura, tutta una serie di argomenti presentati in modo meraviglioso. È una rivista bimestrale che molti di noi, di voi penso, non conoscono, e che è veramente una pietra miliare, dico, nel nostro territorio. Una rivista completa, una rassegna completa, che chi ha poi raccolto nel tempo queste riviste ha uno spaccato dell'isola e della storia dell'isola completo, veramente ricchissimo e completo. E quindi ci dispiace che qui non ci sia Raffaele Castagna, perché è una persona molto schiva, e vabbè, però abbiamo le sue pubblicazioni, che sono molto importanti. In più io saluto il professor Di Lusso, che abbiamo il piacere di vedere dopo tanto tempo, e allo Cristiano, dove sta? È qui, sta di là. Ciao, e tanto successo ha avuto col suo libro, che ho avuto il piacere di presentare a Napoli. Grazie a te. È veramente è molto molto bello e interessante. Non mi dilungo molto, perché lascio la parola ai relatori di stasera. In primi fa un giornalismo serio, all'avanguardia, e poi anche molto fuori dell'isola, perché molto spesso le pubblicazioni che ci sono sull'isola sono per noi scitani. Invece, come vedete, abbiamo un ampio respiro di quello che avviene fuori. Quindi Benedetto sarà il relatore. Poi abbiamo due nostre soci, amiche, eccetera, Paola Morgera, che ci farà un suo intervento, e Lucia D'Amico Tilena, che interverranno sull'argomento, cioè sulla rassegna di Ischia. Allora, vi auguro buon ascolto e grazie. Grazie alla gentilezza. Allora, questo qua è l'ultimo della rassegna di Ischia, è del 274, oltre agli allegati, entro in 45 anni di attività, perché la rassegna di Ischia inizia nel 1980, quindi una MIFA di Raffaele Castagna dedicata a questo giornale e a quella che è la sua missione, cioè enunciare e scoprire la storia di Ischia per trasmetterla, così come facevano gli antichi manuensi del Medioevo. Raffaele ha trascritto in questo giornale un po' tutte quelle che sono le fonti e i libri della storia ischitana. Io saluto con piacere Agostino Di Lusso, no? Perché ricorda i tempi belli, i tempi in cui Raffaele e Agostino erano giovani collaboratori di Ischia Oggi. Perché parto da quel momento? Perché quel momento lì era il momento, come dire, formativo di una generazione. I giornali all'epoca erano stampati col piombo, bisognava andare a Napoli, perché nessuna tipografia di Ischia era attrezzata per stampare un giornale. Chi scriveva su quei giornali? Scriveva tutta l'intelligenza isolana, Eduardo Malagori, Alparone, poi ne vengo in mente alcuni nomi. Che cosa succede? Negli anni 70, nel 1972, oltre a Ischia Oggi esce un giornale di Ischia di Franco Conte, che mi piace ricordare,
giovani si dividono in questi due giornali. Franco Borgogna e Giuseppe Mazzella iniziano a collaborare con Franco Conte, Agostino Di Lusso, Raffaele Castagna, Gianni Ruoso e Domenico Di Me iniziano a collaborare col giornale di mio padre. Nel corso di questi decenni la tecnica inizia a modificare quello che è il giornalismo. Perché? Perché inizia a uscire l'offset, che è un sistema di stampa molto importante. Iniziano a pubblicare i primi cicostili dello Sport Isolano con Domenico Di Meglio e nel 1980 Raffaele inizia l'avventura della rassegna di Ischia. Io, oltre a quello che è la funzione, vorrei anche sottolineare quella che è la funzione del giornale come edizione, perché insieme al fratello Giovanni Castagna, Raffaele ha editato ben 50 volumi, oltre 50 volumi, e sono tutti quanti raccolti in quest'opera che è un'opera ciclopica, che è la bibliografia ischitana, che è l'unico tentativo di pubblicazione di una bibliografia ischitana dopo quella che credo qui in biblioteca si conserva.